Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo che cos'è che accadrà all'energia maschile e femminile collettiva per questa settimana. L'energia maschile la chiamo DM perché sta per Divine Masculine, Divino Maschile, mentre l'energia femminile la chiamo DF perché sta per Divine Feminine, Divino Femminile. Per semplificazione potete pensare che i DM siano gli uomini e le DF siano le donne, però trattandosi di energie dovete considerare che ci possono essere delle eccezioni. Quindi uomini che risuonano di più con l'energia della DF oppure donne che risuonano di più con l'energia del DM. Inoltre, entrambe le energie sono presenti a livello individuale, soltanto che una tende a prevalere sull'altra, ci si identifica con l'energia che è prevalente. Però aspetti dell'energia non prevalente possono comunque risuonare con voi. Queste sono letture collettive, quindi i comportamenti che descriverò possono essere messi in atto da più persone che interagiranno con voi durante questa settimana, a prescindere dal tipo di rapporto che abbiano con voi. Tutte le carte che utilizzo sono riportate nella descrizione del video, direi di iniziare subito. Iniziamo dalla canalizzazione per l'energia maschile. Allora, per l'energia maschile è stato abbastanza veloce, ho visto un diamante molto grande e praticamente vedevo quello, soltanto quello, quindi significa che i diamanti potrebbero essere duri di coccio. Perché il diamante è impossibile da rompere, da spezzare, quindi è possibile che molti diamanti siano testardi. Oppure potrebbe anche indicare la chiarezza in alcuni casi, perché era un diamante che brillava. Potrebbero vedere molti diamanti durante questa settimana in DM, attraverso delle immagini, attraverso dei video. Interessante questa cosa. E voglio vedere se su internet riesco a trovare ulteriori informazioni. Allora, praticamente su internet c'è scritto che il diamante è la luce, è la vita, è il sole, è l'emblema della purezza e della perfezione, di un potere spirituale invincibile ed è la pietra dell'impegno, della fede, della promessa tra il marito e la moglie. È il simbolo della luce e di ciò che brilla, di qualcosa che è inconquistabile, di tesori, di ricchezze e di conoscenze intellettuali. Ok, potrebbe indicare la purezza, la luce, una chiarezza che sopraggiunge ai DM, però indica anche le promesse tra il marito e la moglie. Quindi c'è qualcosa che ha a che fare con delle promesse che sono state fatte, in alcuni casi promesse di matrimonio, oppure potrebbe indicare delle promesse nell'ambito di una coppia che viene percepita come una coppia che è sposata. Cioè, si percepisce che l'altra persona è quello che potrebbe diventare proprio marito oppure la propria moglie. Ok, interessante. Vediamo invece per l'energia femminile che cosa che mi arriva. Allora, per l'energia femminile ho visto l'immagine di una donna che praticamente stava tirando una freccia con l'arco. Quindi potrebbe indicare che l'energia femminile ha degli obiettivi, li vuole perseguire. Potrebbe essere combattiva durante questa settimana. Potrebbe cercare di mirare a qualcosa, a un obiettivo in particolare, e questo può riguardare qualsiasi settore, cioè non necessariamente quello delle relazioni. Però c'è qualcosa a cui l'energia femminile sta mirando in particolare. Andiamo a vedere con le carte, vediamo qual è l'energia generale dei DM questa settimana. Qual è l'energia generale dei DM questa settimana? I DM hanno la carta di perdono, la carta di sensibilità. E c'è la carta di taglio, questa rappresenta la regina di spade, segno d'aria, acquario, gemelli oppure bilancia. Questa invece rappresenta la regina di coppe, cancro, pesci, scorpione. Qui abbiamo la carta di perdono che rappresenta infante di coppe. Allora, quello che vedo è che i DM vorrebbero essere un'energia che è più sensibile questa settimana, più tesa ai sentimenti. O perlomeno questo è il consiglio che viene dato, cioè quello di lasciare perdere troppo la logica e di aprirsi di più alla sensibilità, alle emozioni, essere più a contatto con le stesse e se necessario chiedere scusa o comunicare, occorre praticamente farlo. C'è la carta di taglio, di collaborazione e di piuma, comunicazione emotiva ed attaccamento. Seduzione. Questa è la regina di bastoni, regina di bastoni Ariete, Leone oppure Sagittario. C'è una lezione karmica, ossia qualcosa che tende spesso a ripetersi per i DM, che deve essere chiuso, deve essere superato. Si tratta di
alcune frequenze su cui i DM vibrano che devono cambiare perché serve a loro per evolvere ad un livello successivo, per migliorare in determinate situazioni. C'è un attaccamento che si sente nei confronti di qualcuno, c'è una comunicazione emotiva che deve essere fatta, i DM vorrebbero vedere molte piume questa settimana, in particolare le piume bianche. Il taglio con la collaborazione vorrebbe indicare che ci vorrebbe essere stata una chiusura di una collaborazione oppure di un rapporto. Due persone che praticamente non si trovano d'accordo, una pensa una cosa, l'altra ne pensa un'altra, o perlomeno agiscono in questa maniera, come se non si venisse incontro in pratica. E la carta di taglio sta ad indicare che i DM potrebbero avere dato un taglio a questa situazione in passato, cioè adesso il discorso è che devono essere più sensibili, devono cercare di non vedere troppo le cose da un punto di vista logico. Adesso vediamo per l'energia femminile qual è l'energia generale questa settimana, qual è l'energia generale per l'energia femminile questa settimana. Allora, c'è la carta di rivelazione, sotto c'è reciprocità, movimento lento, azione, giustizia, evoluzione spirituale, eccitazione. Ok. C'è un nuovo inizio che si apre praticamente, tra l'altro viene ripetuto con la carta di opportunità e qui abbiamo un distacco emotivo che era così, ci tengo a dirlo, era praticamente a metà. Ci sono nuovi inizi che si aprono per l'energia femminile, questi nuovi inizi portano ad un'evoluzione spirituale e ad un maggiore equilibrio. C'è un'azione che deve essere fatta, questo è il segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario e il Re di Bastoni e movimento lento, quindi un'azione che si è mossa piano, qualcuno si è mosso piano, potrebbe essere la stessa energia femminile che si è mossa in maniera lenta, oppure potrebbe essere una persona con la quale l'energia femminile ha a che fare, con la quale sente un rapporto molto forte. La carta di rivelazione, tra l'altro, rappresenta l'asso di spade, quindi ho già visto tre assi. Significa che ci sono nuovi inizi che si aprono per l'energia femminile e qui c'è la carta di distacco emotivo. Quindi sta ad indicare che l'energia femminile potrebbe, qui c'è la carta di blocco sotto, questo è l'otto di spade, questo è l'otto di coppe. Significa che l'energia femminile potrebbe sentirsi spesso bloccata nell'ambito di una situazione e di non riuscire ad andare oltre, specialmente dal punto di vista emotivo. È come se le sue emozioni fossero bloccate nell'ambito di una data situazione. Ad esempio, se ha difficoltà a distaccarsi da una persona è perché ci sono delle emozioni forti che la legano. Se ha difficoltà a distaccarsi da una situazione è perché ci sono delle emozioni, ad esempio, negative che sperimenta e dalle quali non riesce a distaccarsi. La carta di distacco emotivo parla anche di freddezza ed era in posizione orizzontale, il che significa che l'energia femminile a volte riesce a distaccarsi, altre volte no, ci pensa, magari c'è un attaccamento. Questa carta di distacco emotivo però è necessaria, a mio avviso, perché è qualcosa che serve all'energia femminile per andare verso un nuovo inizio, una nuova opportunità. Quindi occorre lasciarsi alle spalle cose che non sono più di beneficio per andare verso qualcosa che è utile, specialmente a livello emotivo. Adesso vediamo che cos'è che accadrà all'energia maschile questa settimana. Cosa accadrà all'energia maschile questa settimana? Allora, c'è la carta del 9 di denari, la carta dell'appeso, sotto c'è 3 di coppe. Cosa accadrà all'energia maschile questa settimana? La carta della regina di coppe che è caduta al contrario e sotto c'è la carta della temperanza. Cosa accadrà all'energia? Ok, c'è la carta della stella con la carta del 7 di spade. Allora, ci sono dei DM che si nascondono da qualcuno oppure da qualcosa. E si tratta di qualcosa che loro in realtà desiderano con la carta della stella. Potrebbero avere un desiderio che è nascosto, cioè semplicemente vorrebbe indicare questo, cioè un desiderio che loro hanno e che non vogliono praticamente dire a nessuno, non vogliono comunicare a nessuno, oppure potrebbe indicare che hanno il desiderio di riconnettersi con una persona, però tendono a evitare questa persona, tendono a non voler parlare con lei oppure a non fare determinate cose. Questo è assolutamente possibile, anche perché c'è la carta del 9 di denari, che è l'energia di una persona che è molto solitaria, una persona che sta da sola, molto indipendente, incentrata su di sé,
Quindi DM potrebbero essere in questo tipo di energia. La carta dell'appesso parla di una pausa che si verifica nell'ambito di una data situazione. I DM hanno bisogno di vedere le cose da una prospettiva diversa. Poi andremo a chiarire. La regina di coppe al contrario se ne indicare che i DM potrebbero essere particolarmente sensibili durante questa settimana, oppure chiusi dal punto di vista emotivo. Il consiglio potrebbe essere invece quello di aprirsi, di essere più a contatto con le proprie emozioni. Andiamo a chiarire perché c'è 9 di denari per i DM. Perché c'è 9 di denari per i DM? Ok, c'è la carta del 9 di bastoni, re di spade e fanti di spade. I DM potrebbero essere sull'attenti, sulla difensiva, freddi dal punto di vista emotivo, molto logici e potrebbero tenersi a distanza da qualcuno oppure da qualcosa. Però nel frattempo continuano a spiare o comunque ad osservare questa persona oppure questa situazione da lontano, mettendo delle barriere. Il re di spade è un segno d'aria, acquario, gemelli oppure bilancia. Vediamo perché c'è l'appeso. Perché c'è l'appeso? Ok, è stato abbastanza veloce. C'è la carta della torre e la carta dell'asso di coppe. Quindi ci potrebbe essere stata una situazione che è precipitata, una situazione che è venuta giù, una crisi, una destabilizzazione e i DM stanno considerando se sia possibile avere questo nuovo inizio, questo nuovo asso di coppe nell'ambito della stessa situazione. Oppure in altre situazioni, non lo posso escludere, però c'è stata una crisi prima. Andiamo a chiarire ulteriormente perché c'è la torre, perché c'è la torre con l'appeso. C'è 4 di spade al contrario ed il 6 di bastoni. Quindi significa che i DM vorrebbero essere stati fermi a lungo per riprendersi. Questo mi parla di qualcuno che è riuscito a riprendersi in realtà, perché i 4 di spade al contrario potrebbe indicare diverse cose, ma con il 6 di bastoni io vedo che qualcuno è riuscito a riprendersi. Qualcuno è riuscito con successo a risanare delle ferite che ha e che sono connesse a questa torre. Allora, che cos'è che i DM stanno considerando con questo appeso? Che cosa stanno considerando i DM con questo appeso? Cosa stanno considerando i DM con questo appeso? C'è la carta del 4 di denari e la carta del 2 di spade. Ok, questo significa che i DM stanno già meglio a livello emotivo, a livello interiore, anche se ho visto che la regina di coppa al contrario. Però non vuol dire niente, cioè nel senso che una persona potrebbe aver sperimentato una crisi o qualcosa di estremamente doloroso e potrebbe essersi ripresa, però al tempo stesso continuare ad essere chiusa a livello emotivo agli altri. Per una questione di protezione, perché io vedo con i 4 di denari che c'è qualcuno che si aggrappa a qualcosa, qualcuno che non si lascia facilmente andare, e c'è il 2 di spade, quindi ciò a cui i DM si aggrappano è un'incertezza, cioè questa incertezza continua a persistere, ecco perché loro devono stare fermi. Vediamo perché c'è il 4 di denari con il 2 di spade, c'è la carta della morte, wow, cavaliere di spade e 10 di spade. Quindi c'è stata una chiusura che è venuta praticamente alla svelta, però i DM si chiedono qualcosa riguardo questa chiusura. Qualcosa è venuto giù, c'è stata una crisi, qualcuno potrebbe aver preso la decisione di chiudere una data situazione di corsa, potrebbe aver detto delle cose anche pesanti e taglienti, senza nessuna forma di esitazione. E perché c'è 2 di spade allora? Perché c'è 2 di spade? Perché DM? Ok, c'è la carta del cavaliere di coppe, dell'8 di denari e della regina di denari, segno di terra, capricorno, vergine oppure toro. Quindi il dubbio di DM è questo qui, se continuare ad aggrapparsi all'idea di chiudere una data situazione oppure se aprirsi ad altro, se lavorare sopra a questa cosa, se comunicare in maniera emotiva quello che si prova a qualcuno, qualcuno che potrebbe essere visto come una persona che è molto solida e stabile, come una moglie, appunto. Vediamo perché c'è la regina di coppa al contrario, perché c'è la regina di coppa al contrario per i DM. C'è la carta del giudizio, dell'asso di bastoni e fanti di denari.
Quindi c'è la voglia di avere questo nuovo inizio, di porre le basi, di avere una seconda possibilità nell'ambito di una data situazione, però la regina di coppe al contrario. Il che significa che a livello emotivo i DM potrebbero non essere aperti, potrebbero non essere ancora pronti a lasciarsi andare. Vediamo perché c'è la stella. Perché c'è la stella? Ok, sono delle carte che si sono girate da sole. C'è la carta del 5 di denari, questa vuole uscire fuori, la carta del 2 di denari, la carta del carro. In fondo del mazzo c'è la carta del 4 di denari. I DM sono molto frenati. Alcuni DM hanno paura di essere abbandonati, non sanno come andrà una data situazione. Non sanno se abbandonare una situazione oppure andare oltre. Però c'è un desiderio che loro hanno. Perché c'è 2 di denari? Perché c'è 2 di denari? C'è la carta della torre, la carta del 6 di coppe, la carta del folle, la carta del 4 di spade. I DM sono ancora destabilizzati in realtà. Mi è sembrato che loro si fossero ripresi, ma forse potrebbe riguardare qualcosa che loro sperimentano. Cioè, ci saranno dei momenti questa settimana in cui si sentiranno in equilibrio con loro stessi, si sentiranno abbastanza bene, però con questa carta della torre io li vedo ancora destabilizzati in realtà. Perché vedo che loro non sono convinti se lasciarsi completamente andare in una data situazione e riabbracciare il passato, quindi una persona del passato, arrivare ad una riconciliazione, oppure se completamente distaccarsi per pensare di più a loro stessi. Io vedo che loro contemplano molto su questa cosa, però. Andiamo a chiarire il folle, perché c'è folle. Perché c'è folle? C'è la carta del 6 di bastoni e la carta del 9 di spade. I DM hanno paura di non riuscire in qualcosa, hanno paura di non farcela, di non avere la vittoria riguardo una situazione. Che situazione è? Che situazione è? 9 di bastoni, per questo sono frenati con il 10 di bastoni. È una situazione verso la quale pongono resistenza, ma una resistenza che loro non riescono a reggere a lungo. È come se avessero dei freni, ma sentono che stanno per accumulare troppo, non ce la fanno più. Dal 9 si passa al 10 di bastoni. Dove vuole andare questo folle? Così chiariamo meglio. Dove vuole andare? 8 di denari. Qua c'è 2 di bastoni sotto, regina di spade, segno d'aria, qua regina di bilancia. C'è giudizio, 4 di bastoni, 4 di coppe e 8 di denari. A mio avviso i DM vogliono entrare in azione per riportare un equilibrio, per riportare una stabilità, per arrivare ad un'unione, lavorarci sopra. Questo è quello che loro pensano, ma sono particolarmente frenati. Hanno paura di non riuscire in qualcosa. Ecco perché tendono ad evitare magari di fare delle azioni che sono significative. Perché ho visto il 7 di spade, e da capo il re di spade che compare. C'è molta logica dietro, molta logica, poche emozioni. Ecco perché questa carta al contrario. Ecco perché il consiglio che viene dato per quanto riguarda l'energia generale è quella di entrare più a contatto con le proprie emozioni. Perché se si tende a ragionare troppo con la testa, poi non si segue il cuore, non si segue ciò che rende veramente felici. Però, secondo me, alla base di tutto ci potrebbe essere la paura di qualcosa, la paura di un rifiuto, oppure la paura che una situazione crolli, come è successo prima. Cioè, insomma, vedo che i DM tendono a ragionare troppo su qualcosa. Questo può riguardare un rapporto, però può riguardare qualsiasi altra situazione, quindi prendete come risuona. Adesso vediamo per l'energia femminile. Che cos'è che accadrà all'energia femminile questa settimana? Che cos'è che accadrà all'energia femminile questa settimana? Cosa accadrà? Allora, questa è caduta così, c'è la carta del carro, sotto c'è 5 di bastoni. Cosa accadrà? C'è la carta del fante di denari al contrario, con la torre sotto adesso. Cosa accadrà all'energia femminile? C'è la carta del diavolo, con il 3 di spade. Cosa accadrà all'energia femminile questa settimana? C'è la carta del re di coppe sul fondo del mazzo, cancro, pesci, scorpione, asso di coppe e 7 di denari. Allora, questo significa che, devo mettere le carte in modo che voi le possiate vedere. Allora, questo praticamente significa diverse cose.
Innanzitutto, il carro al contrario sta ad indicare che l'energia femminile si potrebbe sentire smarrita, senza una particolare direzione in alcune situazioni. Quindi potrebbe avere difficoltà a capire come muoversi, oppure c'è una situazione che è ferma, non si muove, ci sono degli ostacoli, o almeno questo è quello che lei ovviamente percepisce. Poi c'è la carta della fante di denari al contrario, ci potrebbe essere un'assenza di comunicazione, un'assenza di sforzo, di contribuzione nell'ambito di una data faccenda, cioè qualcuno non ci mette l'impegno. Potrebbe essere l'energia femminile stessa, le basi potrebbero non essere solide. Poi abbiamo la carta del diavolo, quindi significa che ci potrebbe essere un attaccamento, un'ossessione nei confronti di qualcuno o di qualcosa. Poi abbiamo l'asso di coppe ed abbiamo il 7 di denari. Quindi questo significa che l'energia femminile sta aspettando per avere un nuovo inizio potenzialmente con questa persona, con il re di coppe, una persona che sia emotivamente aperta, emotivamente disponibile. C'è un'attesa quindi che è coinvolta, però vedo che prima di questa situazione qui, prima di questo nuovo inizio potenziale che si può aprire, anche perché vedo che c'è la carta di opportunità, l'energia femminile deve attraversare questa situazione. Adesso andiamo a chiarire perché c'è il carro al contrario. C'è la carta del fante di spade e la carta del giudizio. Questo fante di spade è prevalentemente al contrario, quindi significa che l'energia femminile non ha tutte le informazioni che le occorrono nell'ambito di una data faccenda. Ci potrebbero essere delle idee che si è fatta, però non ha tutti i dati a disposizione. Inoltre potrebbe anche indicare che in alcuni momenti sente di avere perso interesse nei confronti di qualcuno o di qualcosa ed è per questo che c'è una situazione che non si muove. Oppure se non ha i dati a disposizione è per questo che non si muove, cioè non sa come muoversi perché ci sono delle situazioni che per lei non sono chiare e c'è la carta del giudizio, quindi questo ha a che fare con una scelta che deve compiere. Non sa come procedere perché non ha tutte le informazioni a disposizione, c'è una confusione. Vediamo perché c'è la fante di denari al contrario. C'è la carta della regina di bastoni e regina di spade. Questa regina di bastoni è quasi al contrario, o comunque in posizione orizzontale. Quindi significa che l'assenza di comunicazione da parte di una persona o l'assenza di una notizia che l'energia femminile vuole ricevere, che serve a porre le basi per costruire qualcosa, è ciò che fa sentire destabilizzata l'energia femminile, non la fa sentire nel suo pieno potere. Però, nel momento in cui lei non si sente nel suo pieno potere, avverte un'energia di rivalsa che le dà forza. Cioè, quando lei è arrabbiata contro qualcuno o qualcosa, si indurisce e riscopre la sua forza. Questa regina di bastone al contrario potrebbe anche indicare una persona che è molto arrabbiata, in alcuni casi è furiosa nei confronti di qualcuno. E con la regina di spade, insomma, questo potrebbe essere effettivamente confermato. Abbiamo un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, poi un segno d'aria, Acquario, Gemelli, Bilancia. Vediamo perché c'è il diavolo, perché c'è il diavolo per l'energia femminile. C'è la carta del sole e la carta della ruota. E sotto c'è la regina dei bastoni in posizione eretta. Quindi questo significa che nel momento in cui l'energia femminile riconosce ciò che è tossico per lei, l'attaccamento, la dipendenza verso qualcosa, verso qualcuno, si può trattare anche di pensieri ossessivi, si può trattare di schemi che tendono spesso a ripetersi. Nel momento in cui si acquisisce questa chiarezza, è lì che avviene il cambiamento e l'energia femminile entra nel suo pieno potere. Quindi si tratta di distaccarsi emotivamente da tutto ciò che si percepisce essere non funzionale. Si può trattare di schemi che si hanno, di cose che si fanno che sono sbagliate, si può trattare di persone. Se c'è bisogno di distaccarsi momentaneamente di qualcuno, da qualcuno, occorre farlo. Quindi c'è una chiarezza che praticamente sopraggiunge. Adesso vediamo perché c'è l'asso di coppe per l'energia femminile, perché c'è l'asso di coppe per l'EDF. C'è la carta del mago e la carta del folle. Quindi questo significa che sotto c'è la carta del re di spade.
Quindi c'è una situazione che non è stabile, che però rende felice l'energia femminile, questo è quello che lei desidera. Il fatto che sia instabile e che non sappia esattamente come siano le cose le fa venire un sacco di dubbi, è parecchio dentro la sua testa perché non sa che cosa che accadrà, non sa che cosa succederà. Questo genera poi una pesantezza, c'è un senso di attesa, però questa attesa non è positiva per l'energia femminile. L'energia femminile molte volte si siede nel suo dolore, cioè è proprio, come dire, è proprio coinvolta interamente in emozioni che sono negative, tende a stare troppo in quel dolore lì, a vedere troppo le cose in maniera pessimista, deve fare attenzione a questo, c'è un ciclo che si deve chiudere, c'è un'energia di completamento. Questo potrebbe riguardare il rapporto con una persona che è molto fredda, logica e distaccata e che genera in sé, che genera nell'energia femminile dei conflitti, oppure è una persona intorno alla quale c'è troppo caos, confusione. Poi c'è la carta del folle, cioè l'energia femminile, quello che vuole fare in pratica è quello di lasciarsi andare, di avere un'energia di leggerezza, di rischiare, e questo riguarda l'asso di coppe, quindi un nuovo inizio. Ci sono delle energie femminili che vogliono completamente andare verso qualcosa di nuovo, oppure verso una fase di rinnovo, però senza quella tossicità, che è presente con la carta del diavolo e che anticipa l'asso di coppe. Adesso vediamo perché c'è il 7 di denari, perché c'è il 7 di denari e c'è la carta del re di bastoni, segno di fuoco, re del leone sagittario, con la carta del 3 di denari. Quindi c'è un investimento che l'energia femminile vuole fare, vuole entrare in azione affinché ci sia una collaborazione con qualcuno. A mio avviso, molte energie femminili vogliono lavorare sul rapporto, non vogliono andare verso qualcosa di nuovo. Per quelle che vogliono andare verso qualcosa di interamente nuovo, stanno aspettando che arrivi una persona che sia in sintonia con loro, che abbia la loro stessa visione delle cose. Se invece questo riguarda una persona specifica che si sta aspettando, si aspetta che questa persona entri in azione affinché si possa lavorare insieme al rapporto oppure a qualcosa, non per forza questo riguarda i sentimenti. Adesso vediamo che cos'è che i DM penseranno questa settimana, che cos'è che i DM penseranno questa settimana. Allora, i DM hanno la carta del folle e la carta del carro. Quindi i DM penseranno a muoversi, penseranno ad essere un'energia più leggera, più libera, di rischiare in qualcosa. Adesso vediamo in che cosa vogliono rischiare. Il folle dove andrebbe? Verso cosa andrebbe il folle? C'è la carta del 3 di denari che è caduta al contrario e la carta dell'8 di coppe. Allora, le cose le devo dire esattamente come le vedo. Quello che praticamente vedo qui è che i DM vogliono distaccarsi proprio a livello emotivo da qualcuno, da qualcosa, perché al momento attuale non sentono di poter collaborare con questa persona, oppure di lavorarci sopra. Ecco perché c'è folle con il carro, cioè questa è un'energia di distacco. Questo non vuol dire che per tutta la settimana loro penseranno questo, non vuol dire che loro lo penseranno sempre, ma ci saranno dei momenti durante questa settimana in cui penseranno questa cosa qui. Adesso vediamo che cos'è che i DM proveranno questa settimana, che cos'è che i DM proveranno questa settimana. C'è la carta della torre al contrario, con la carta del 5 di spade e sotto c'è fante di coppe. I DM in realtà non si vogliono distaccare, cioè il fatto è che ricordatevi che i pensieri, la sfera dei pensieri attiene alla mente, attiene alla logica ed è esattamente la stessa cosa che io vi ho detto prima. I DM quando pensano, pensano di distaccarsi da qualcuno o da qualcosa. Nella sfera dei sentimenti io invece vedo una situazione molto diversa perché la torre è al contrario, quindi significa che loro hanno il caos dentro, c'è qualcosa che sta per esplodere, c'è una specie di crisi che
che loro stanno cercando di evitare. È come se io riuscisse a sentire adesso quello che loro sentono, cioè ho avuto una specie di illuminazione. I DM stanno cercando di evitare l'inevitabile, sanno che una situazione deve cambiare, sanno che loro non possono contenere qualcosa. C'è una crisi che loro hanno e che non vogliono praticamente confrontare. Loro stanno cercando di reprimere dei sentimenti dentro di loro, sapendo che non possono fare questa cosa, perché c'è la carta del 5 di spade. Il 5 di spade è la carta di un inganno, sono i conflitti mentali in alcuni casi, ma sono soprattutto quei meccanismi di autosabotaggio che si mettono in atto. I DM sono sul punto davvero di avere delle crisi questa settimana che loro vorrebbero evitare. Andiamo a chiarire la torre al contrario. Perché la torre al contrario? Perché la torre al contrario? C'è il re di coppe, perché ci sono i sentimenti. Qui c'è due di bastoni. C'è una pianificazione che i DM vogliono fare. Che pianificazione è? Cavaliere di coppe e 5 di bastoni. È molto chiaro. Il re di bastoni sotto. I DM sono combattuti. I DM vorrebbero comunicare qualcosa a livello emotivo. Perché c'è del sentimento dietro? Perché c'è la carta di 5 di bastoni? C'è la carta del mago al contrario con il 3 di coppe. I DM non si sentono sicuri di loro. Ecco perché c'è 5 di spade. È abbastanza chiaro. È come quando una persona vuole fare una cosa, però si sente estremamente insicura e quindi dice: no, ma io non voglio fare questa cosa. In realtà la voglio fare, però c'è un'insicurezza dietro, c'è una paura. E quindi poi si pensa che sia meglio distaccarsi, che sia meglio lasciare perdere, perché dentro di sé non si sente il coraggio di fare una determinata azione. Oppure non si sente di avere tutti gli strumenti che occorrono per fare una determinata cosa. Adesso vediamo che cosa hanno da dire i DM questa settimana. Che cosa hanno da dire i DM questa settimana? I DM dicono: non mi sento ancora pronto. Fondo del mazzo, sono condizionato dagli altri. Allora, questi altri possono essere persone, possono essere anche fattori esterni. Possono essere schemi che i DM hanno, per cui questo è ciò che praticamente li condiziona dall'essere completamente aperti ai sentimenti o a determinate cose che loro vogliono fare e non si sentono ancora pronti. Adesso vediamo di avere ulteriori messaggi per i DM. Quali ulteriori messaggi ci sono per i DM questa settimana? Ti spio sui social media, sul fondo del mazzo. Tu hai sbagliato, non io, devo pensare a me. Ok, quindi i DM non vogliono riconoscere delle colpe che hanno in alcune situazioni. Se ce le hanno, non è detto che ce le abbiano, però secondo i DM loro non hanno colpe. Determinate cose sono successe per colpa di qualcun altro. E questo può riguardare qualsiasi situazione, non per forza un rapporto, ci tengo a dirlo. Poi dicono: devo pensare a me. Quindi significa che i DM hanno bisogno di pensare a loro stessi questa settimana piuttosto che aprirsi, a quanto pare. Adesso vediamo quale sarà il risultato delle azioni dei DM questa settimana. Quale sarà il risultato delle azioni dei DM questa settimana? C'è la carta dei 3 di bastoni e la carta del fante di coppe. Fante 10 di spade sotto. Fante di bastoni, giustizia, asso di spade, 3 di denari. I DM vogliono chiedere scusa per questa situazione che si è creata in passato, per qualcosa che potrebbero avere detto e che ha ferito qualcuno. C'è il 3 di bastoni, che significa che stanno aspettando per fare questa cosa. Andiamo a chiarire il 3 di bastoni, perché c'è il 3 di bastoni. Di spade, 8 di denari, 10 di bastoni, cavaliere di spade. Stanno aspettando di avere la forza di poter fare questo.
stanno aspettando di avere la forza, la determinazione, il coraggio di entrare in azione con una visione che è molto chiara. Perché a loro avviso quello che c'è da recuperare nell'ambito di un rapporto oppure nell'ambito di una situazione richiede molto impegno, richiede molto sforzo. E i DM devono essere nel loro potere per poter fare questa cosa, ma soprattutto serve determinazione. Andiamo a chiarire ultimamente i tre di bastoni. C'è la carta degli amanti e c'è la carta dell'imperatrice. Quindi sì, i DM vogliono avere questo nuovo inizio, trovano l'altra persona come molto attraente, vogliono che ci sia uno sviluppo. Però il discorso è che ancora non si sentono in forza di poter fare questa cosa. Quindi stanno aspettando, quindi non è che si allontanano, aspettano. Adesso vediamo che cos'è che le DF penseranno questa settimana, che cos'è che le DF penseranno questa settimana. C'è la carta del 10 di bastoni e la carta del 2 di spade. Quindi significa che le DF penseranno che è una situazione parecchio pesante, soprattutto fare una scelta è pesante, cioè non sanno che cosa fare. Questo spiega anche il carro al contrario, cioè c'è una mancanza di direzione riguardo qualcosa. E quindi questo poi genera molta pesantezza, specialmente a livello mentale, quando loro pensano che qualcosa sia particolarmente stressante, oppure ci potrebbero essere molti pensieri, anche contraddittori in alcuni casi, con questo due di spade. E sotto c'è la carta del 4 di denari, qualcosa su cui le DF si aggrappano, 7 di bastoni, 9 di bastoni. C'è un'energia di resistenza anche e di attaccamento nei confronti di qualcuno oppure di qualcosa, ed è questo che poi genera anche quell'indecisione riguardo questa situazione. Adesso vediamo che cos'è che le DF proveranno questa settimana. C'è la carta del Fante di Coppe e Fante di Bastoni. Le DF vogliono comunicare, vogliono esprimere ciò che provano, sono curiose, vogliono esplorare. C'è una certa innocenza che le DF hanno a livello emotivo durante questa settimana. Andiamo a chiarire il Fante di Coppe, perché c'è il Fante di Coppe per le DF. C'è la carta dell'8 di spade, della stella e la carta dell'eremita. Le DF si sentono però bloccate in questo, sentono di non potersi muovere e soprattutto sono ferme su ciò che loro desiderano. E ci pensano spesso anche, riflettono spesso su questa cosa qui, magari non lo danno a vedere. Andiamo a chiarire la stella, perché c'è la stella. C'è la carta del re di spade, del 5 di bastoni, perché c'è il re di spade. 6 di denari e giustizia. Ok. Sì, qualcuno si è distaccato, questo è 7 di spade, qualcuno si è distaccato, ha voltato le spalle, ha lasciato l'altra persona fuori al freddo. Le DF vogliono aggiustare la situazione con questa persona, una persona molto fredda al momento. Potrebbe essere un segno d'aria per alcuni, acquario, gemelli oppure bilancia. Adesso vediamo che cosa hanno da dire le DF questa settimana. Che cosa hanno da dire le DF questa settimana? Merito di più, cerco di distrarmi, ma poi ti penso. Quindi l'energia femminile comunque riconosce di meritare di più nell'ambito di una specifica situazione, cerca di distrarsi, però pensa spesso ad una persona. Adesso vediamo altri messaggi, che cosa da dire l'energia femminile, sono veloce. Fidati, ho capito che... Mi viene da ridere perché è caduta qui, dove c'è scritto tu hai sbagliato, non io. Infatti prima di prendere questa carta ho detto, se è caduta qui vuol dire che c'è qualcosa che è legato a una di queste due carte. E lei dice, fidati, ho capito di avere sbagliato e non voglio ripetere gli stessi errori perché lui dice tu hai sbagliato. Poi, fondo del mazzo, mi dà fastidio quando esci con i tuoi amici. Quindi è possibile che l'energia femminile sappia che una energia maschile a cui è interessata esce con qualcuno, dà fastidio. E quindi insomma vorrebbe che non fosse così. E poi dice ho capito di avere sbagliato, quindi l'energia femminile si assume delle colpe riguardo qualcosa, non vuole ripetere degli errori. Adesso vediamo quale sarà il risultato delle azioni delle DF questa settimana, quale sarà il risultato delle azioni. C'è la carta del re di coppe e del 3 di denari. Quindi segno d'acqua, cancro, pesce oppure scorpione. C'è la voglia di lavorare insieme a questa persona, di collaborare.
E soprattutto da parte dell'energia femminile c'è la voglia di saper gestire meglio le proprie emozioni. Andiamo a chiarire il re di coppe, perché c'è il re di coppe. C'è la carta del 6 di bastoni, 3 di bastoni. L'energia femminile, a mio avviso, riuscirà ad avere una prospettiva più ottimista durante questa settimana. Dopo che supera queste fasi qui, riuscirà ad avere una prospettiva che è molto più positiva e vincente. Vediamo perché c'è 6 di bastoni. C'è la giustizia con l'eremita, perché riuscirà ad avere equilibrio a livello interiore in particolare. Fante di bastoni e la morte. Questo vorrebbe indicare che alcune energie femminili vogliono trasformare una situazione. Alcune energie femminili potrebbero esplorare l'idea di chiudere una situazione ed è questo ciò che praticamente le fa sentire più in controllo delle proprie emozioni. Oppure questo è qualcosa che porta poi all'equilibrio, specialmente se l'energia femminile tende ad essere attaccata nei confronti di qualcuno. Quando lei si distacca a livello emotivo, si crea da capo l'equilibrio. Ecco perché per arrivare a controllare meglio, gestire le proprie emozioni, occorre cercare di non avere un'energia di attaccamento e se è opportuno distaccarsi da qualcuno o da qualcosa, anche momentaneamente, è buono farlo. Andiamo a chiarire ulteriormente: Fante di bastoni, Fante di spade, Cavaliere di coppe. Anche visto l'energia femminile, aspetta, sì, aspetta questo nuovo inizio: Asso di bastoni, 10 di coppe, Fante di spade. Sa che è in arrivo, sa che è in arrivo. E questo è qualcosa che magari la calma, però prima deve sperimentare questa situazione. Lettura veramente particolare. Quello che vedo qui è che i DM questa settimana devono aprirsi di più a livello emotivo, devono comunicare, fare dei piccoli passi. In alcuni casi chiedere scusa, c'è un perdono che è coinvolto. E vedo che inizialmente loro saranno parecchio per i fatti propri. Saranno distaccati, fermi, cercheranno di guadagnare una prospettiva su una determinata situazione. A livello emotivo sono chiusi e non disponibili, però c'è un desiderio che loro hanno, ma che tendono a negare a loro stessi. Quando loro pensano che sia meglio distaccarsi completamente da una situazione, allontanarsi, rischiare. Poi c'è la carta della Torre al contrario nella sfera emotiva. Questo significa che i DM stanno cercando di evitare una crisi interna. Fanno finta che tutto vada bene, ma in realtà non è così. A livello interno c'è il caos, che loro stanno cercando di contenere, però è un inganno, è autosabotaggio. Loro vogliono qualcosa, però fanno finta di non volerla perché pensano di non avere tutto quello che occorre affinché si verifichi. In realtà è solo una questione di insicurezza. E i DM non si sentono ancora pronti, danno le colpe a qualcuno riguardo una situazione, devono pensare a loro stessi. Alla fine loro aspettano, non si muovono, aspettano di chiedere scusa oppure di comunicare. Per quanto invece riguarda l'energia femminile deve cercare di fare un distacco emotivo questa settimana da una situazione che è pesante oppure che è tossica. Potrebbe trovarsi smarrita, non sapere dove muoversi, dove porre le basi, c'è un'assenza di comunicazione che le pesa e questo genera tossicità, attaccamento. L'energia femminile deve liberarsi di questa dipendenza e lo può fare appunto distaccandosi a livello emotivo. Successivamente quello che vede è che lei sta aspettando oppure sta investendo per andare verso un nuovo inizio in amore o comunque nei sentimenti. Quindi l'energia diventerà più positiva. A livello di pensiero pensa che una data scelta sia difficile e che sia pesante. E a livello emotivo è molto sensibile, vorrebbe comunicare ciò che prova, però poi dice di meritare di più nell'ambito di una situazione, riconosce di avere fatto degli errori e non li vuole praticamente ripetere. E poi vedo che riuscirà a gestire meglio le proprie emozioni, a riportare un equilibrio e a voler collaborare con una persona con la quale c'è amore o comunque ci sono dei sentimenti e questa persona emerge come qualcuno che è emotivamente stabile e maturo. Quindi si può trattare della persona con la quale l'energia femminile ha a che fare. E ci sono delle energie femminili che sanno
che questa persona si deve riprendere da qualcosa, che questa persona ha le potenzialità di essere emotiva o comunque di essere più equilibrata a livello sentimentale e stanno aspettando che questa persona possa praticamente riprendersi. Cioè, la percezione che ho io è che ci sono delle energie femminili che a livello intuitivo sanno tutta questa situazione qua, mo a prescindere che l'avete vista in questa lettura, però penso che molte energie femminili sappiano che c'è un'energia maschile che sta negando l'evidenza. E che è soltanto questione di tempo affinché praticamente si apra, perché questo è quello che praticamente emerge. A livello individuale, l'energia femminile rappresenta la sfera emotiva e quella intuitiva. Poiché si sentirà smarrita ad un certo punto, ho la percezione che le persone non sapranno esattamente che cosa fare, avranno difficoltà ad ascoltare la propria intuizione. Poi successivamente, quello che vedo è che c'è un distacco emotivo da qualcosa che è tossico che porta poi a sviluppare un'energia che è molto più positiva e più aperta alle emozioni ed è anche più equilibrata e più stabile. A livello di azione che è rappresentato dall'energia maschile, vedo un'energia di indipendenza e anche di negazione di ciò che veramente si vuole. Quindi quello che mi viene da pensare è che ci sono molte persone che desiderano qualcosa, però pensano che a livello pratico non hanno le abilità per poter ottenere quella cosa e quindi poi c'è l'autosabotaggio e si pensa che sia meglio fare altro. Questo può riguardare qualsiasi situazione. In realtà gli strumenti si hanno, è una questione di insicurezza. Io spero che questo video vi sia stato utile e che vi possa dare qualche chiarimento, qualche aiuto in particolare a capire come stia una situazione. Io vi ringrazio di averlo seguito, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!